Lo pusha così a... no scope. Probabilmente qua dentro. Un altro. Oddio. Oh, oh, 9 kill, 9 kill. Attenzione. Ragazzi, non potete capire cosa ho appena scoperto. Stavo guardando fra gli amici e l'altro giorno, non so quando, forse anche un botto di tempo fa, ma me ne sono accorto soltanto ora. Ho fra gli amici un certo FaZe Mongrel. Dalla ho è abbastanza fake a quanto pare. Però ragazzi, mi è salita la curiosità, perché se ti ritrovi un certo FaZeMonger negli amici, ragazzi, io a questo punto direi di invitarlo. Tra l'altro la lobby è pubblica, quindi vabbè, noi lo invitiamo. Chissà se entra, ragazzi, chissà se entra. Speriamo di sì. Voglio vedere se parla, voglio vedere questo Mongrel che cosa dice, che cosa fa. Vediamo, ragazzi. Però vi ricordo, per questo video assolutamente 5000 like, ragazzi, assolutamente. E andate nello shop e inserite MR-basso Max Random e cliccate su accetta. Mi raccomando, conto su di voi. Oddio, ha scritto hello. Ah, hello, allora bisogna parlare nella sua madrelingua. Hello Mongrel, how are you? Why you are here in my lobby? You are the real Mongrel? Mia mamma dirà sì. Maybe, vabbè. Può essere. Ok, va bene, va bene. Allora allora, come gli dico se vuole fare il provino in inglese? Aspetta, chi è il traduttore? Can I audition you? Quindi chiediamoglielo. Can I audition you? Yes, English is so bad, but ok. E c'ha ragione, ragazzi, c'ha ragione. Ha detto che il mio inglese non è molto top, ma c'ha ragione. Quindi andiamo in duo e vediamo un po' questo FaZeMongrel. Che cosa ci combina, ragazzi? Io non lo so, ragazzi, non lo so. Magari... Secondo me ragazzi, è un bot. Secondo me, ragazzi, è un bot. Secondo me è un bot. E ragazzi, assolutamente, in questo video nasconderò una cosa segreta. Non vi dico niente, un'immaginina che scorre da schermo. Scrivetemi tutti quanti qua sotto nei commenti il minutaggio in cui la trovate. Mi ammazzare tantissimo. E vediamo un po' che cosa ci combina. Tra l'altro, dove vuole atterrare? Vediamo un po' dove vuole atterrare, ragazzi. Non si sa. A Città Pinnacoli. Se decide di rischiarsela così senza buildare, raga, io non lo so. Ma una roba assurda, raga. Cioè, è un coraggio incredibile. Quindi va bene, va bene. Tra l'altro è uno skin, quindi è un nuovo account palese. Non ha trovato armi. Pistolone in alto. Questo qua c'ha la doppietta. Lui decide di scappare. Trova una doppietta anche lui. Scildino. Là c'era un pompa del nonno, ma non lo prende. Probabilmente lo prende il nemico. Oh mio Dio, se lo ritrova davanti. 100! 9 in testa, cioè neanche in testa, gli toglie 109 così, ragazzi. GG, prima kill per il nostro FaZeMongrel. Tra l'altro questo qui era anche da solo. Trova una revolver e decide di prendere al posto della doppietta, cosa che avrei fatto anch'io sinceramente. Altre persone? A quanto pare sì, gli toglie 70. Attenzione, la mira è buona, ragazzi, è molto buona la mira. Lì se ne trova, sta sempre lì, prova a killarlo da laggiù attraverso le fessurine. Oh, 27, non vuole morire. Non vuole, oh mio Dio, gli arriva anche l'amico. Questo qui non riesce a hitarlo, 85. E attenzione, oh mio Dio, si fa un full team così, ragazzi, sì, come se nulla fosse. Però lo stanno sparando da lontano, quindi bisogna stare molto molto attenti. Ragazzi, non lo so, già sta 3. Lo stanno pushando tutti, oh mio Dio, 60 di vita dalla finestra. Non ci credo. Oh mio Dio, se ne trovo uno qua, non butta il pompa per sbaglio. 102, 104 in the face. Raga, ma questo pure se non è il vero FaZeMongrel, ragazzi, è fortissimo. Se ne ritrovo un altro, probabilmente qua vicino. Granata, aia. Aia per la granata, sta già 4 kill allo start, ragazzi. GG per lui, i materiali scarseggiano come è giusto che sia a Città Pinnacoli. È là, 20, mamma mia raga, è una belva raga, è una belva. Fortissimo, 5 kill di già 5 kill ragazzi. Non ha missato quasi niente. Anzi ragazzi, vi lancio una sfida. Scrivetemi tutti quanti qua sotto nei commenti, senza imbrogliare. Secondo voi quante kill farà entro fine partita? Lanciate ragazzi, non imbrogliate, mi raccomando, che se no vi arriva la topolona a casa, mi ammazza tantissimo. Decide di tenersi 6 colpi, io non lo so ragazzi, avrei preso... No, la revolver forse meglio no, perché se colpi spa... Oh, esplosioni! 28! Oh mio Dio, 76! Un altro, l'amico! Non può... Oh, mamma mia, no, di nuovo scopo, bro, che cosa hai rischiato? Bro, 27! Non è riuscito a killarlo. Non lo insegue, strano. Non lo insegue, potrebbe fare 7 kill. E probabilmente lui si è camperato, è nascosto, incredibile. Non lo trova più. Oh, ho usato la granata per scappare, ragazzi, sicuro. Oh mio Dio, l'ho arrestato. No,
No, mio Dio. Oddio, la glaccia. 5 di vita, balla. Oh mio Dio, qui l'ho vista nera. Qui l'ho vista nella da parte del nostro Fitzmongal. Oh mamma mia. Ragazzi, poi fatemi sapere sempre nei commenti se volete altri video del genere dove faccio provini a persone strane e ambigue. Hanno restato uno, hanno restato 11, sono almeno altre due persone e decide di pusharlo così di prepotenza. Oh mio Dio, potrebbero essere altre due kill da parte del nostro Fitzmongal. No! Muore da parte di questo. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Che cosa stava facendo? E muore così. Ok, bro, sì, va bene, io so good, bro. Vabbè, raga, glielo facciamo rifare, che qui ha fatto una giocata assurda. Missa, 36, ok, riesce a killarlo, raga, questo qua. Voleva ballare a piccona. Questo qua, raga, stava facendo 30 G del mondo, non capiva manco lui che stava facendo. Lo pusha così a... no scope! Uno qua fuori, 50. Oddio, scappa tipo tantissimo. Non mi sente, però lo dico per lui. Lasciane uno, 40-80. Attenzione, kill così dal nostro Fitzmongrel. E lui decide di pusharlo così per probabilmente lottarlo. Oppure perché ne ha sentito un altro di là, non lo so. Erta, no! 110, oh mio Dio! Per quanto, raga, io c'ho l'ansia per lui, anche se in realtà non so minimamente chi è. Cioè, è un Fitzmongrel con la O un po' spastica. Però noi, ragazzi, cioè, sta facendo dei provini assurdi, sinceramente. Spero esca qualche partita bella, tipo come quella di prima, se non moriva. Decidi di tenersi il nuovo cecchino, che è fattamente schifo, a parer mio, cioè non ti entra un colpo con sto robo. Scampo per pushare, scelta incredibile. Oh mio Dio, da dentro la casa, 40-40-40, no! Quanta vita! È morto, ok, killato, perfetto. Un altro scappa, non so dove. Vediamo se riesce a killarlo, ragazzi. Lui ha paura che se ne ritrovi un altro davanti che lo possa one pumpare, ragazzi. Avrei la stessa paura anch'io. Probabilmente qua dentro. Oh, un altro! Oddio! Oh mio Dio, che clutch! Oh mio Dio! Oh, player, attenzione. Qua si vede, si vede anche il build che fino a poco fa lui non ha buildato. Sono in due. Questo è un casino incredibile. Build il muro. Fottigli il pavimento. No, vabbè, lui non mi sente, giustamente. È uno. Shieldino, bravo. Sta riparando tutto. Però lui da sopra. Modifica. 29. Oh, oh, 9 kill. Attenzione, 9 kill. Riesce a prendere il muro? No, non l'ha preso, però è lui che ha modificato. Si è praticamente fatto un autogol. Decide di scendere, lo trappa. Oddio! Che mamma mia, raga, quanto ha rischiato qua. Il fatto è che aveva 100-150 di vita proprio. Si rifulla. Lo stanno bombardando, lui scappa. Ok, fatto benissimo. Prende le ground con la fortuna, 10 kill. Potrebbe cacciarne 20. No, 110, peccato che non era in headshot. 20 bombe, ragazzi, è una roba assurda. 24. '84, '56. Modifica. Pompa scarico. Picconata. Scende giù, si ritrova da quest'altro col pompa del nonno. Al pompa scarico, deve assolutamente ricaricarlo. Si trova in una situazione d'ansia, di pressione più che altro. Lo missa. Lui si rinchiude in casa. Mai buono. No, non è vero, non si è rinchiuso in casa. È ancora lì. Sembra un po' un botta a pedali, ragazzi, a quanto pare. Così lui decide di pusharlo. Non lo killa per quanto. Quanta vita? Due di vita, quanta vita? Però arriva l'amico che probabilmente qualcosa di Fortnite lo capisce. No. Oh, scherzavo, lo riesce a killare così. L'amico invece dov'è? No, la safe, ragazzi, la safe, la safe. Cade dal 90 gradi. Killa l'amico! Se lo ritrova davanti. Se lo ritrova davanti, 25. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, riesce a killarlo. Riesce a killarlo. Shield, sì, shield, perfetto. Si vede lo shield. La safe quanto è lontana? Un po', però in teoria è lenta. Piramide, immagino, ok. No! Congratulations, but can I ask you, who are you? Io ho chiesto chi sia, cioè io ho dato i colori, io ho detto congratulazioni, io ho chiesto chi è, lui mi dice
Chi sarà mai? GG for your English. Grazie, grazie. Thank you, I'm original of Gran Bretagna. Italian, please. Allora che parlo fa inglese. Mi hai fatto parlare inglese per tutto sto tempo. Bella, allora fra Emma. Allora chi sei? Esatto. Ma dai! Ma mi insulta pure. Ma io che sono, madonna mia. Mamma mia. Lo distruggo. Esatto, coglione. Vabbè. Io sono un player. Ma va, ma non lo sa. Italiano. E questo l'abbiamo capito. Di nome R-U. No, ho capito. È Ruby. Un ex membro del mio. Ruby via. Vediamo se parla, ragazzi. Vediamo se parla. Oh mio Dio. Adesso che so chi sei, puoi parlare. Tanto non ci vuole tanto. Mi torno sempre sotto false spoglie, ma sono un bot. Beh, quello si sapeva, signor. WhatsApp. Si sapeva che eri un bot, Rudy. Parli inglese, non sai l'inglese. Non è vero, lo so meglio di te. Vabbè, raga, dai. Vi lascio il canale di Ruby qua sotto in descrizione. Fateci un salto. Quanti like per questo video? Non so se l'hai sentito. No, mi sa di no, perché c'è il push talk. Almeno 5.000, giusto? 8.000 like. Addirittura! Addirittura 8.000 like, raga. Vi lascio la sfida, quindi spolliciate tutti, ragazzi. Dovete farcela. Se non ce la fate, vi arrivo a casa, vi ammazzo tantissimo. Comunque, complimenti, bro. Sei stato veramente fortissimo. Io ti saluto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Ruby, ciao ragazzi. Bye, bye. Non ti lascio sola, bella topolona. Mamma mia quanto sei buona. Io canto a squarciagola per la mia topolona. Vieni qui, rispondi.